In Italia quello dei matrimoni forzati è un fenomeno frequente in continua espansione. A differenza dei matrimoni combinati, che in molte culture costituiscono una tradizione e vedono la donna aderente a tale tradizione, senza implicare alcuna forma di violenza, al contrario nei matrimoni forzati la donna risulta costretta attraverso l'inganno, violenze o pressioni psicologiche ad aderire a tale tradizione, pur non volendo sposarsi. Spesso si tratta di giovani ragazze migranti appartenenti alla seconda generazione, ovvero quella delle figlie di migranti nate e cresciute in Italia, che al compimento dei 18 anni vengono portate nei loro paesi d'origine per sposare un marito a loro sconosciuto, scelto dalla famiglia, con l'inganno o con le cattive maniere, documenti sequestrati, botte, minacce, pressioni psicologiche e rimpatrio forzato. Altre volte si tratta di giovani donne che hanno acconsentito a un matrimonio combinato, ma una volta sposate non tollerano più la situazione, fatta di violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Molti casi rimangono sommersi perché le ragazze non sanno a chi chiedere aiuto o non hanno il coraggio di farlo, nel timore poi di perdere la vita. Di questo tema si è discusso al convegno Questo matrimonio non sa da fare, organizzato dalla UIL Roma e Lazio presso il Palazzo di Santa Chiara, e in cui sono intervenuti il segretario generale Luigi Scardaone, Rosella Giangrazzi, responsabile del coordinamento pari opportunità, e Pilar Saravia, del Dipartimento Politiche Migratorie. Noi siamo stati sempre, da sempre, storicamente sensibilissimi sul tema dell'inclusione. Stiamo notando che nel nostro paese si stanno facendo delle forzature cercando di importare da noi usi e costumi che non sono propri della nostra storia. E qui bisogna sancire un principio, che l'Italia è uno Stato sovrano e chi viene deve anche adattarsi alle regole che qui ci sono. Quindi questo sistema del matrimonio forzato che da noi si usava nell'Ottocento, ossia i matrimoni combinati con i sensali, le comari, è un sistema che noi respingiamo e vogliamo aiutare le donne di altri paesi che sono venute qua da noi a stare in Italia a vivere secondo le regole di una società avanzata quale indubbiamente la nostra è da questo punto di vista. Nel 2012 ha ancora senso parlare di matrimoni forzati? Ha sempre più senso parlare di matrimoni forzati, perché per le donne italiane è stato un fenomeno che abbiamo ben conosciuto e che si è fermato però a, diciamo, una quarantina di anni fa. Se volessimo fare una linea di demarcazione, potremmo dire che dal 68 in poi c'è stato un cambiamento di culturale da noi. Oggi abbiamo tante donne immigrate che provengono da tanti paesi del mondo in cui questo fenomeno è la vita vissuta, cioè non è, lo si conosce poco, se ne parla poco, se ne parla solo quando c'è un fatto di cronaca drammatico che lo porta all'evidenza dell'opinione pubblica, perché magari un padre uccide una figlia o perché una figlia si suicida. Secondo noi donne della UIL di Roma e Lazio, sul nostro territorio è un fenomeno che va assolutamente conosciuto, perché noi non vogliamo più sentire parlare di cronaca, ma vorremmo conoscerlo proprio per contrastarlo. Ma questo fenomeno è legato solo alla popolazione di religione musulmana o ha un carattere più generale? No, ha un carattere più generale. È un luogo comune quello che si pensa che la religione musulmana imponga regole religiose per i matrimoni. Non è così. A parte che nessuna religione, proprio perché si definisce tale, può volere il male di un essere umano e quindi la sopraffazione di un essere su un altro essere. Diciamo che è il potere che viene esercitato da qualcuno a discapito di qualcun altro. Come si possono aiutare queste ragazze a uscire da questa moderna forma di schiavitù? Questa è una moderna forma di schiavitù, lei ha ragione. Si possono aiutare in questo modo, innanzitutto facendole sentire meno sole, avviando per esempio una serie di centri di ascolto dove loro sanno che si possono rivolgere per poter rappresentare questo problema, e mettere in piedi una rete di protezione che le possa aiutare insieme alle loro famiglie a uscire da questa logica del matrimonio imposto. Noi non siamo contro i matrimoni combinati, noi siamo contro il matrimonio forzato, cioè quando viene imposto per la forza a una persona, no? Che già per definizione il matrimonio non esiste, no? Se per la forza, no?
Però questo è un fenomeno che intanto coinvolge moltissime comunità di immigrati, e nella provincia di Roma ha più di 70.000 persone, l'Iran, l'Iraq, Libano, la Libia, il Bangladesh, il Pakistan, l'India e tanti altri paesi. È un fenomeno che soprattutto nelle seconde generazioni sta diventando un vero problema, perché giustamente i ragazzi nati in Italia non accettano i matrimoni combinati, no? E c'è una sorta di conflitto generazionale tra i genitori e i figli. Noi quello che vogliamo è parlare di questo argomento, ragionare su una buona politica per proteggere le persone che non lo accettano, e soprattutto nei casi in cui questi matrimoni non vanno bene, poi le donne sono le vittime di questa situazione, che poi restano marginate, molte perdono il permesso di soggiorno. In qualche modo vogliamo garantire che queste donne abbiano tutti i suoi diritti.